Stamattina parliamo dei misteri dei vulcani di Napoli. I misteri dei vulcani di Napoli. Beh, sì, dobbiamo capire un po' come stanno le cose. Com'è la situazione? Campi Flegrei, Vesuvio? Abbiamo due vulcani importantissimi, Vesuvio che conosciamo bene e Campi Flegrei che è considerato il supervulcano. E c'è anche una novità. C'è una terza scoperta. Nel fondale marino del Golfo di Napoli è stato trovato forse un terzo vulcano. Prima di tutto vogliamo dire che non facciamo allarmismo ma informazione. Stiamo parlando di diritto all'informazione e diritto alla conoscenza. Noi cittadini non siamo in sicurezza riguardo al rischio vulcanico. Sei d'accordo Massimo? Sono d'accordo. Tu hai seguito un po' tutta la storia, tutta l'inchiesta che stiamo svolgendo da anni. Certo. Detto questo, vi faremo vedere un video fatto qualche mese fa che ci spiega del supervulcano. Chi ci spiega del supervulcano? Il dottor Mastro Lorenzo, che è il nostro ospite. Siamo sotto casa del dottor Mastro Lorenzo, che adesso ci raggiunge ed insieme andremo a visitare il supervulcano. Grande. Bonjour! Benvenuto all'Eco! Buongiorno! Benvenuto all'Eco! Dove vado? Non so, pensiamo sul bordo della Solfatara. È da qua o torno indietro? Sì, tornate lì. Massi, che stai facendo? Sto preparando la macchina per l'intervista. Ma dove siamo? La Solfatara. Perché si chiama supervulcano e perché è tanto temuto e tanto pericoloso? Il supervulcano è un termine relativamente recente, indica quei vulcani che per la capacità di generare enormi eruzioni, in questo caso anche 100 volte superiore rispetto a quella di Pompei del 79 d.C., possono causare una vasta devastazione anche in più regioni, in questo caso, nel raggio di anche centinaia di chilometri, ma in più per l'iniezione di gas e ceneri nella stratosfera possono modificare anche il clima, quindi vulcani particolarmente potenti dal punto di vista delle eruzioni, sempre vulcani esplosivi. E noi con i Campi Flegrei rientriamo in questa top 10, se possiamo dire, sono pochissimi, veramente non più di una decina i supervulcani a livello mondiale. I Campi Flegrei sono uno di quelli. Per quanto riguarda la caldera sappiamo inoltre che il livello di attenzione è passato da verde a giallo. Ci può dire per quale motivo ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda il suolo, per quanto riguarda il calore e quant'altro, quelli che possono essere non dei precursori ma di un'eruzione, ma dei segnali di un'attività? Sì, proprio qui alle spalle della Solfatara, a Pisciarelli, è un sito, il sito di maggiore attività fumarolica. Le temperature negli ultimi anni sono cresciute rapidamente, hanno superato i 115 gradi e per questo aumento di temperatura associato a una sismicità e alla deformazione del suolo, negli ultimi 10 anni c'è stato un aumento del sollevamento, si è deciso appunto di passare dalla zona verde dal livello verde al livello giallo. E ricordiamo ci sono altri due livelli, arancione e poi il rosso, è l'evacuazione di tutta l'aria. E quindi da 3 anni, da quando è stato fatto questo passaggio, ho segnalato come sia ancora più paradossale che non esista un piano di emergenza mentre si definiscono dei livelli. Qualora si arrivasse al livello rosso e quindi si dovrebbe evacuare, non ci sarebbe modo di evacuare. Massi, adesso sai dove andiamo? No. Andiamo a parlare con il dottor Mastro Lorenzo del Duomo che hanno trovato sotto il Golfo di Napoli. È un terzo vulcano. Bene. Andiamo. Andiamo. La scoperta di un Duomo sotto il mare, quindi nell'area prospiciente al Golfo di Napoli. Sì, proprio circa 5 chilometri di fronte al porto di Napoli, a profondità tra i 100 e i 170 metri, questa ricerca, utilizzando appunto una nave oceanografica e dei ROV, ha dimostrato l'esistenza di un rigonfiamento sul fondale
definito Duomo, ma non è corretto, un rigonfiamento sul quale ci sono almeno oltre una trentina, diciamo, di emissioni fumaroliche, quindi un'area di intensa attività fumarolica, e in cui sono anche dei crateri dovuti a attività fumarolica molto intensa avvenuta in passato. Questo, diciamo, è una conferma alla tesi, alla nostra tesi, alla tesi che io porto avanti da tempo, pubblicata su riviste, scientifiche internazionali, dell'esistenza di un'attività anche nell'area napoletana. Infatti, ecco, se pensiamo per esempio che negli anni scorsi ho insistito perché, nella zona rossa dei Campi Flegrei, che oltre un anno fa è stata estesa fino ai quartieri di San Ferdinando e Chiaia, beh, questa zona rossa, secondo le mie evidenze, doveva essere estesa a tutta la città di Napoli e quindi è stata troncata. Beh, questa evidenza di attività fumarolica sottomarina dimostra sostanzialmente che anche Napoli, anche l'area napoletana, secondo quanto riportano anche gli autori di questa ricerca, può essere sede di apertura di bocche vulcaniche, potrebbe essere sede di apertura di bocche, e quindi è paradossale che non sia inserita totalmente nella zona rossa. Quindi abbiamo questo paradosso che ho denunciato più volte, dell'estensione, anche a seguito, suppongo, delle mie insistenze, dei quartieri orientali della città di Napoli nella zona rossa del Vesuvio e dei quartieri occidentali, soltanto dei quartieri occidentali, nella zona rossa dei Campi Flegrei. Beh, tutta la città di Napoli, per queste evidenze, deve essere inserita in zona rossa per entrambi i vulcani. Quindi il problema non è quando e come erutteranno questi vulcani, se erutteranno. Il problema è politico-istituzionale, perché ci sono fondi che arrivano per fare i piani di emergenza e la popolazione partenopea non ha piani di emergenza né per quanto riguarda la zona vesuviana né per quanto riguarda la zona flegrea. Non c'è un piano di evacuazione che è attuabile al momento. Non è attuabile perché le zone rosse che sono state ridefinite nel 2013 e nel 2014, sia del Vesuvio che dei Campi Flegrei, non sono approvate dal Consiglio dei Ministri, quindi non esiste la firma di Renzi. Se Renzi non firma ed accetta le zone rosse designate dalla delibera regionale, non si possono fare i piani di emergenza, i piani di evacuazione. Quindi è tutto fermo. È da un anno e mezzo che è tutto completamente fermo. Ma che ci sta sotto, C'è un vulcano. Massimo? Che c'è? C'è uno solo? Andiamo a vedere che cosa c'è sotto. La camera magmatica è una sola che comprende tutta la zona, dai Campi Flegrei al Vesuvio al Golfo di Napoli stesso. Bene, quindi non esiste la firma di Renzi, non esistono le vie di fuga. Siamo praticamente a zero, anche se le istituzioni ci dicono il contrario. Noi abbiamo incontrato qualche settimana fa il preposto della Regione Campania, il dottor Di Nardo, che si occupa di protezione civile, e ci ha detto il contrario, che loro stanno lavorando, che loro faranno. Sentiamo. Ci vuole tempo, però noi dobbiamo accelerare al massimo per fare prima, perché guardate, quando si parla di protezione civile, innanzitutto si parla di previsione e prevenzione rispetto al passato. Cioè oggi, fortunatamente, la comunità scientifica ha stabilito che ci vogliono 72 ore 72 ore prima, noi sappiamo che ci sarà con sicurezza un'eruzione. No, assolutamente non esiste alcuna base scientifica che consenta di avere neanche questa prevedibilità, cioè nel senso che se oggi in questo momento iniziassero dei precursori, al momento non esiste alcuno strumento, strumentazione di rilevamento oppure teoria scientifica o evidenza statistica. Su questi vulcani abbiamo pochissima statistica perché l'unica eruzione che abbiamo seguito è quella con strumentazione più o meno moderna, è quella del 1944 del Vesuvio. Massi, adesso dobbiamo andare a incontrare la gente. Il Sì. nostro è un docu-reality tra la gente. Andiamo per strada? Certo, Ci andiamo a fare qualche sguinzagliamo? domanda Ci alle sguinzagliamo, vediamo persone. la gente che ne pensa. Se la gente ha compreso qual è il tipo di problema. Buongiorno, Buongiorno. lei è? Enzo. Enzo, lei sa che viviamo in una città a rischio vulcanico?
Sì, vabbè, non penso che sia quello il rischio maggiore. No, assolutamente, ci sono altri rischi. La criminalità. La criminalità, quindi il Vesuvio non le fa paura un'eventuale eruzione, no, del Vesuvio? Se, quando succede per tutti, è sempre relativo il fatto, perché cioè, essendo tutti, praticamente mal comune mezzo gaudio, quindi per lei la criminalità è... Perché è una cosa per i figli, per la famiglia, per da solo, per i beni, per tutto. Non si vive tranquilli, sta sempre quella cosa, specie di sera, è abbastanza triste. Quindi può avvenire un'eruzione, non ci fa niente. Ma non è che la prima cosa loro prevedono, quindi non sarebbe in tempi brevi. E poi noi siamo abbastanza lontani da Vesuvio. Dovrebbe essere, non è mai successo che è arrivato a Napoli, si è fermato da San Gennaro che sta alla Malponte di Maddalena. Quindi qua al Vomero siamo tranquilli, qua siamo in un quartiere. Ma è più la solfatale, i miei pozzuoli può dare fastidio. Allora viva il Vesuvio. No, viva il Vesuvio, no, però è bello, ce l'abbiamo solo noi. Pubblicità. 1, 2, 3, via. Pubblicità. C-Center, concessionaria Napoli e provincia Citroen. Citroen C3 con clima, radio ed ecoincentivi. Tua ad 8.950 euro. Offerta valida fino al 31 marzo 2016. Vieni a provarla presso le nostre sedi di via Antignana 36 a Pozzuoli e di via Nazionale delle Puglie 245 Casoria. www.centersrl.it. Fratelli Severino, traslochi e trasporti nazionali ed internazionali. Noleggio piattaforme aeree fino a 39 metri d'altezza, fino a 400 kg. Specializzati in trasporto di pianoforti, casseforti e macchinari. Massima cura per il materiale trasportato. L'amore per il nostro lavoro, da oltre 60 anni. www.severino.eu 081 578 3034. Napoli. Laboratorio di analisi chimico-cliniche Cangiano. Sierologia, immunologia, ematologia, genetica, allergologia, cardiologia. Prelievi a domicilio e consultazioni via web. Prendi a cuore la tua salute. Via Benedetto Cariteo 59, 081-239-0296, Napoli. Star Security, grazie alla sua organizzazione, garantisce una gamma di servizi diversificata. Videosorveglianza, controllo accessi, accompagnamento operazioni bancarie, custodia, gestione e controllo parcheggi, gestione e controllo parchi giochi, portierato, reception, ricezione ospiti, servizio antincendio. Star Security, sicurezza ovunque. www.starsecurity.it. Studio De Rosa, odontoiatria generale ed estetica medicale. Sbiancamento denti. Trattamenti di medicina estetica, radiofrequenza, ossigenoterapia, luce pulsata, con macchinari testati scientificamente. Prenota un trattamento prova gratuito allo 081 556 1292. Studio De Rosa, via Tarantino 12, Vomero, Napoli. Mega Labo SRL, laboratorio ottico altamente specializzato nella produzione di lenti oftalmiche, montature da vista, lenti a contatto e occhiali da sole, trattamenti high tech, analisi della vista computerizzata, progettazione, innovazione ed impegno costante. Via Pignatiello 7, pianura, Napoli. www.megalabo.it. Sentiamo cosa dice il professor Aldo Loris Rossi, architetto urbanista che da anni si interessa della riqualificazione della città di Napoli e della città metropolitana. Vediamo qual è il suo progetto. E qual è la sua denuncia? Oggi il 47% del comune è zona ad alto rischio permanente. Sono entrate nelle zone della zona Flegrea ad alto rischio permanente tutta l'area occidentale, le municipalità 9 e 10, tutta l'altopiano del Vomero e dell'Arenella e fino a Miano, San Rocco, eccetera. E dall'altra parte, a oriente, sono zone rosse ad alto rischio permanente, le municipalità appunto orientali, cioè Barra, Ponticelli,
e San Giovanni a Teduccio. Qui noi siamo nella indifferenza generale della classe politica, ma anche degli utenti, dei cittadini, i quali sperano ancora che di risparmiare, non aprono gli occhi. Napoli è fuori dalla realtà, non riesce a percepire la gravità della situazione in cui sta, perché ha edificato tutta l'area vesuviana, vuole edificare ancora l'area Flegrei, si sta suicidando, occorre una svolta. Che sulla zona rossa vesuviana la regione nel 2003 ha fatto una legge che dichiara la non edificabilità in zona rossa. Sì. Adesso oggi il consigliere Gennaro Esposito si batte affinché questa legge possa essere portata anche sulla zona Flegrea. Andiamo a vedere, lo andiamo a incontrare, vediamo che ci dice. Questa è la zona rossa completa da Campi Flegrei a tutto il Vesuvio. Il 15 ottobre scorso ho depositato questa proposta di legge al Consiglio Comunale di prevenzione di rischio vulcanico, se ne parla poco e male, e la cosa che è più grave è che non si adottano i provvedimenti necessari e dovuti per legge. Nell'area dei Campi Flegrei la Regione adotti gli stessi vincoli di inedificabilità a scopo residenziale che sono previsti per l'area vesuviana. Questo perché? Perché dobbiamo innanzitutto badare alla sicurezza dei cittadini, quindi che cosa dire? L'articolo 33 dello Sblocca Italia sostanzialmente è costruito con un impianto speculativo, nel senso che sono previste già delle cubature a scopo residenziale e non residenziale. Il fatto che la Regione Campania non abbia ancora adottato nessuna legge che faccia la stessa cosa per l'area vesuviana è gravissimo. Ancora di più grave è che per l'intera area, nonostante vi siano delle evidenze scientifiche, addirittura di caratura internazionale, e questo è perché lo dicono tutti gli scienziati del mondo, che l'area dei Campi Flegrei è addirittura più rischiosa, più pericolosa di quella vesuviana, ebbene i comuni interessati oggi dall'area rossa definita con tanto di delibera di giunta regionale del dicembre 2014 è sprovvista completamente del piano di evacuazione, il piano di emergenza che appunto deve garantire ai cittadini un rapido deflusso nell'ipotesi in cui si manifesti un episodio pericoloso per la loro incolumità. Intenti speculativi da parte delle amministrazioni? Certo, il gioco è questo dell'articolo 33, quello di vendere i suoli ai costruttori che poi realizzeranno, che però vorranno sicuramente avere una concessione a uso residenziale e non residenziale, e quindi costruire e poi vendere ai cittadini, i quali poi si ritroveranno ad aver acquistato semmai un immobile in zona rossa rischio vulcanico e quindi con rischio di perdere la casa. Quindi in zona rossa non bisogna costruire, in zona ad alto rischio non bisogna costruire nuovi edifici perché c'è bisogno delle vie di fuga e non è solo questo l'impegno del consigliere Esposito, ma c'è ancora un'altra azione che lui ha intrapreso proprio per la sicurezza delle popolazioni di Napoli. Sì, oltre ad aver proposto questa legge, questo disegno di legge regionale, con la partecipazione dei comitati di Bagnoli e dei cittadini di Bagnoli, stiamo pensando di diffidare, quindi scrivere un atto di invito, significazione diffida, agli enti preposti affinché adottino i provvedimenti che sono innanzitutto il piano di evacuazione. Quindi sicuramente Regione, i sindaci dei comuni ricompresi nella area rossa, nell'area zona rossa a rischio vulcanico, il capo della protezione civile che pure deve collaborare, nonché la presidenza del Consiglio dei Ministri. Diciamo che la perimetrazione fatta a dicembre e quindi ormai acclarata non ha ancora ricevuto il visto del Presidente del Consiglio dei Ministri. E cosa prevede la cabina di regia di Renzi? Prevede 9 punti di riqualificazione della zona di Bagnoli, dalla bonifica, ma ciò che è grave, gravissimo, prevede costruzioni di strutture recettive per turisti, quindi alberghi,
scuole, ma soprattutto unità residenziali con incentivi per chi costruisce nella zona di Bagnoli la propria casa. In una zona rossa per quanto riguarda la regione Campania, è una zona rossa, ma che lui ancora non ha approvato, guarda caso. Oggi c'è la quinta assemblea popolare di Bagnoli Libero, un'assemblea che nasce dalle realtà che da anni lottano contro l'inquinamento, la devastazione ambientale a Bagnoli, lo sperpero di denaro pubblico e soprattutto nata per contrastare e opporsi al commissariamento straordinario imposto dall'articolo 33 del governo Renzi. Un commissariamento che appunto nasconde in realtà i poteri forti, gli stessi che per 20 anni hanno bloccato Bagnoli, adesso Renzi, soprattutto in campagna elettorale con queste cabine di regia illegittime, sta facendo credere alla città che stanno sbloccando Bagnoli. In realtà essere sbloccati sono gli interessi di Caltagirone, di Fintecna, degli stessi poteri che hanno bloccato Bagnoli e questa città, e oggi quindi in questa assemblea gli studenti, i disoccupati, i precari, i tanti abitanti, la parte sana di questo territorio si confronta oltre la campagna elettorale per mettere al centro i veri temi che colpiscono il nostro territorio. Il programma della cabina di regia non tiene assolutamente conto di questa realtà. Noi chiediamo già da tempo, chiediamo la legge regionale così come è prevista per la zona del Vesuvio, quindi che dichiari la non costruzione di edifici e di zona residenziale, la chiediamo anche per quanto riguarda Bagnoli, cioè a Bagnoli praticamente non si dovrebbe assolutamente costruire ulteriormente proprio perché c'è questo grosso pericolo. Quindi l'obiettivo del governo Renzi è modificare i piani urbanistici per non fare il parco, per non fare la spiaggia, per non fare una vera bonifica, ma per aumentare le cubature. Non lo diciamo noi, basta leggere l'articolo 33 dello Sblocca Italia per vedere che erano previste addirittura premialità sulle costruzioni per chi appunto avrebbe poi presentato progetti in Vitalia. Quindi non esiste un piano d'emergenza, un piano di evacuazione? Allora, che io sappia, al momento non esiste ancora un piano di evacuazione, che è assolutamente necessario. E poi appunto c'è bisogno di una legge regionale che consideri la zona rossa. Cioè esiste un'unica via di fuga che è un incrocio, un quadrivio, e quando si blocca quel quadrivio, e tra l'altro si blocca spesso perché noi abbiamo anche un grosso problema di locali concentrati in quella zona, locali notturni, quando si blocca quel quadrivio non c'è possibilità di fuga, cioè si blocca Pozzuoli, Posillipo, Fuorigrotta e Bagnoli. Le costruzioni ce ne sono tante, iniziassero ad espropriare le case di privati che sono abbandonate da anni, ci sono palazzi interi abbandonati, ci sono tante case e tanta gente senza case, non c'è bisogno di costruire nuove case, c'è bisogno di riutilizzare il patrimonio che già c'è. Sappiamo bene che cosa significa la zona rossa, sappiamo bene che cosa significa il bradisismo, tutte le questioni legate a quelle che sono le attività vulcaniche. Ma il progetto di Renzi prevede costruzioni? Renzi non lo sa o non lo vuol sapere, per cui lui privilegia la speculazione e non la sicurezza dei cittadini. Ma l'amministrazione del rischio vulcanico ha detto mai qualcosa? No, certo. L'amministrazione comunale non dice niente. Quindi in realtà questo programma di sviluppo dell'area che si fonda sul cemento è voluto in realtà da quelli che devono gestire l'intera edificazione dell'area di Campi Flegrei. Sì, però è un braccio di ferro, perché mentre noi facciamo informazioni, io dico che tutta l'area è a rischio, il rischio è imminente, in qualsiasi momento poi loro devono tranquillizzare, ma come tranquillizzare davanti alle evidenze oggettive? Cioè c'è la sequenza sismica a Pozzuoli il 7 ottobre, e quindi c'è l'evidenza che quella è un'area che in un momento qualsiasi potrebbe essere evacuata. Io ho chiesto appunto informazioni su quali erano le soglie per il passaggio dell'arancione e rosso, quindi ormai siamo in una situazione nei Campi Flegrei che in un giorno potresti avere l'escalation già da giallo a arancione e rosso. Quindi per questo noi abbiamo l'obbligo di informare, abbiamo l'obbligo di far sapere ai cittadini che la situazione è questa, perché se staremo zitti su questa questione così importante, loro porteranno avanti questo programma di fabbricazione e di speculazione edilizia. Invece noi lo diciamo chiaramente, è a rischio vulcanico, cittadini sappiate che non il vostro investimento, così anche agli imprenditori, il vostro investimento su quell'area è ad altissimo rischio, quindi valutiamo bene. C'è una chicca, 30 secondi.
il mio dolore è quello di essere sempre sorpreso da anche tassisti oppure indigeni locali, sia in Brasile che all'est, in Cina, in Thailandia, che ogni volta mi chiedono da dove vengo, Italia, e sentono Napoli, connettono l'immagine di Napoli alla negatività, al degrado, alla sporcizia. Sono un po' stanco, tant'è che avevo chiesto di istituire un comitato con degli avvocati per difenderci da queste continue minacce. Io mi sento male, sento dolore, se sedendo accanto a un tassista in Brasile mi sento dire: ah, Napoli è la città dell'immondizia. Ma perché? Ma perché? Io voglio i danni morali. Questo è il quadro, questo è quello che siamo riusciti a sapere. A voi le conclusioni. Ciao, alla prossima!